Il waterfront di Fesca San Girolamo a Bari si popola di bellezza tra moda, canto e spettacolo. È stata presentata nella sala consiliare del terzo municipio quartiere San Paolo la 46esima edizione di Miss, un volto per lo spettacolo Puglia 2022, che si svolgerà nel capoluogo pugliese sabato 10 settembre a partire dalle 20. Non solo un evento che celebra la bellezza tipicamente pugliese con la selezione di ragazze di età compresa tra i 14 e i 30 anni per la categoria Miss e tra i 31 e i 50 per la categoria Lady, ma che mira a valorizzare un luogo della città di Bari, il waterfront di Fesca San Girolamo. Oltre alla sfilata di moda e al concorso, la serata propone lo spettacolo del pluripremiato illusionista internazionale Krypton Magic e Renata Malvezzi e il contest musicale Canzoniere Italiano. L'evento, organizzato dall'Associazione di Genere Socioeducativo e Culturale Cucciolo, ha previsto una giuria tecnica di qualità composta da giornalisti, talent scout, fotografi di moda e artisti del mondo dello spettacolo. Beh, diciamo che per questo territorio, in particolar modo non la città di Bari, ma il quartier San Paolo, San Girolamo, Fesca, Marconi, questo è un evento cruciale, soprattutto di quest'estate, ma in generale degli ultimi anni, perché non è mai stato fatto un concorso del genere Miss Puglia in questo territorio e in particolar modo su quella piattaforma chiamata Waterfront, che non ha mai avuto, diciamo, una valorizzazione piena e soprattutto un risalto al territorio, avendo quella grande piattaforma, soprattutto per le associazioni che ne possono usufruire, visto il mare e visto, insomma, la zona proprio in cui è ubicata. Questo è un evento che abbiamo fortemente voluto, cofinanziato dal Terzo Municipio San Paolo, che ringrazio fortemente, che ha creduto in questo progetto, che riunisce tante realtà territoriali, quindi riunisce tante associazioni che hanno creduto, ma soprattutto vedrà protagoniste le modelle di Bari e provincia, vedrà protagonisti cantanti, volti nuovi nel mondo dello spettacolo, vedrà protagonista il sociale con l'associazione Agebeo per questo evento solidale e poi ci saranno tanti artisti nel mondo dello spettacolo che si avvicineranno e saranno presenti anche in una giuria tecnica di qualità. Quindi io direi che è un fine estate che meglio non poteva esserci per questo territorio e per la città di Bari. Spettacolo sarà per tutti, quindi a cominciare da 0 a 100 anni. Siete tutti invitati, aperto al pubblico. Il ruolo per il quale sono stato, diciamo, arduamente coinvolto è quello del giurato, quindi sarà un compito, come dicevo, molto arduo perché sarà all'insegna della bellezza attraverso le miss, quindi un fattore estetico. Poi ci sarà anche un concorso musicale, quindi a livello audio speriamo di sentire della roba nuova perché a me quello che coinvolge è la novità. L'innovazione, questo è il punto determinante per quanto riguarderà il mio voto.